Ok, ragazzi, ci siamo lasciati indietro Villantenna, abbiamo incontrato Zbaltasar che ci ha dato questa fotografia da consegnare a Clementine. Adesso siamo finiti. Cos'è questo? No. Siamo finiti in questa zona. Dove siamo? È una metropolitana. Guarda, è una stazione della metropolitana. Avevo completamente dimenticato dell'esistenza di un simile mezzo di trasporto. Potevi raggiungere qualsiasi punto della città e la gente la prendeva per andare a lavoro. La prendevo anche io. Ogni mattina dopo aver salutato la mia famiglia a casa. Sì, mi ricordo, ho fatto tutto questo per loro, ma adesso non ci sono più. È stato tanto tempo fa. Volevano vedere l'oltre, ma ha qualche importanza ormai? Cosa ne è stato di loro? Cosa ne è stato di tutti? Sì, ragazzi. Comunque, siamo quasi arrivati all'infracittà. Troviamo questa Clementine. Abbiamo una sua foto, possiamo mostrarla a qualche compagno del circondario. Chissà, potrebbero darci una buona dritta. Ok. Sì. La volta scorsa abbiamo scoperto che B12 un tempo era un umano. Un umano che è entrato, che stava male, stava morendo e per sopravvivere è entrato in questa capsula. E praticamente sono delle capsule che trasferiscono la coscienza umana su dei robot. Solo che qualcosa è andato storto e B12, questo robottino qui, è rimasto intrappolato nella rete fino a quando non siamo arrivati noi. E piano piano gli sta ricordando il suo passato e appunto abbiamo scoperto questa cosa che riguarda B12, ma penso che riguardi tutti i robot o almeno la maggior parte di quelli che abbiamo conosciuto, che abbiamo incontrato fino adesso. Sicuramente tutti questi robot qui, ragazzi, un tempo erano degli umani che hanno trasferito la loro coscienza in queste macchine. È una cosa molto molto interessante. Allora. Sì. C'è questo cavo che porta qua. Ma ci serve una batteria. Qualcosa del genere per avviare la corrente. Ma noi per il momento non abbiamo nulla. Metropolitana chiusa per disposizioni antipandemia. Accesso vietato, i trasgressori possono essere soggetti a detenzione prolungata. Ok.
È pieno di libri qua. Qui, sì, lo vedo. Dal test di Turing al presente, l'etica dell'intelligenza artificiale. Alcuni mi sono noti, avevo una raccolta tutta mia. Ricordo che niente eguagliava il profumo dei libri e il volgere di una pagina. Era una sensazione quasi di conforto. Leggere un libro era come passare del tempo in compagnia. Salve. Salve. Ledoc. No. Oh. L'ho beccata quello. Stava provando a scappare. Te l'ho già detto 5 volte, Yosh. Non puoi scorazzare in giro così, è pericoloso. Ehi, è la prima volta che vedo un robot di questo tipo, sei tutto pelosetto. Ah, è la ragazza che compare sullo schermo dei ricercati, giusto? Dovresti chiedere a qualcun altro, troppo da fare con Yosh per saperne qualcosa. Ah, ci sono anche robot più giovani, tipo bambini. Non preoccupatevi della spazzatura, Neco Corporation pensa a tutto. Neco Corporation. L'accesso al livello inferiore è vietato, causa pericolo forme di vita organica. Mantenersi a distanza. Bene ragazzi, iniziamo ad esplorare questa nuova zona. Lo senti questo suono da basso? Uno sciabordio, un flusso. La città mi perseguita, mi deride. Oh, Clementine, se un tempo ci frequentavamo, ma lei voleva andarsene. Era una boccata d'aria fresca, poi è volata via. Adesso è ricercata. È troppo impegnativa per i miei gusti. Shh. Hai sentito? Uno sciabordio, un flusso. Questo qua è fuori. No, è triste, non gli piace. Non gli piacciono le coccole. Allora, abbiamo già scoperto che Clementine, la tipa robot che stiamo cercando, è ricercata. E questo potrebbe essere un problema, ragazzi. Io mi infilo in tutti i pertugi perché, come sapete, voglio cercare di esplorare al meglio la zona e, non, e perdermi meno cose possibili. Lasciami stare per favore, non è me che stai cercando. Se vuoi trovare Clementine sono certo che si nasconde nel condominio. Dichiarare la propria identità. Collabora, sarà necessario trasferirti in carcere e riavviarti. Che cosa brutta. Mira, questi robot qua sono delle guardie abbastanza inquietanti. Aspetta. Ricercata Clementine, sobillatrice, oltreggiosa, ribelle, denunciare ogni avvistamento. Beh, ragazzi, infracittà, ok.
Ci sarà da spippolare tantissimo qua, eh. Rifletti su questo, domani se al posto del mio braccio ne metto un altro robotico, il giorno seguente faccio lo stesso con l'altro braccio e poi col mio corpo e via dicendo, fino a sostituire tutte le mie componenti ad aggiornare i miei sistemi. Sarò lo stesso robot che ti sta parlando adesso? E guarda dove stiamo stando, un mucchio di gente che... Senti, non lo so. Probabilmente no, perché a meno che non cambi anche la tua coscienza, allora resteresti comunque lo stesso robot, ma con componenti diversi. Condominio, Shop Street, Neko Corp. Quindi il condominio sta là, da questo lato. Posso? Due, quattro, cinque, otto. Questo è arrabbiato. Che è successo? In questo lato di un commerciante mi ha venduto una batteria difettosa l'altro giorno. Adesso ogni volta che provo ad affrontarlo finge di non sentirmi. Se non ci fossero le sentinelle di guardia, sarebbe già materiale di scarto. Non è che finge di non sentirti, è proprio scarico. È spento. Ed è anche una versione piuttosto vecchia, ragazzi, si vede. È un modello vecchio. Ma che figata è? Ma anche le vetrine ci stanno. Tughissimo. Salve. Sono di quei ragazzetti punk che ascoltano musica tutto il giorno? Non toccare niente, non fare rumore, non chiedermi di farti credito. E questi cosa sarebbero? Indossano degli abiti orripilanti. Mandili da me per un guardaroba alla moda. Oh zii. Questo si sta... Che sta a fa? Inserisci oggetto, una cassetta dobbiamo inserire qua. Allora, qui c'è il buttafuori. Il club è chiuso, sparisce. Alla Neko Corp lavoriamo tutto il giorno per accogliere i rifiuti e inviarli di sotto, dove vengono riciclati e ricondizionati. A proposito del piano di sotto, è da un bel po' che non abbiamo loro notizie. Vabbè, ormai sappiamo che Clementine si trova nel condominio. Spiacente piccoletto, non puoi giocare qui. Lo stabilimento della Neko Corp non è posto per le palline di pelo come te. L'accesso è interdetto, ma solo temporaneamente. Se aspetti un paio d'anni ci sarà una pronta riapertura. Sì, io non posso aspettare un paio d'anni, bello, eh. Ma poi per il momento non ci dobbiamo neanche entrare qua, quindi magari più avanti. Adesso pensiamo a trovare Clementine, che come stavo dicendo dovrebbe trovarsi. Dovrebbe trovarsi nel condominio, quindi sono occupato, che vuoi?
qui in questo vicoletto non siamo entrati, però. Salve. Sei stato nella città di sotto? Avevo un amico lì, Fifi. Non lo vedo da una vita. Abbiamo incontrato qualcuno di nome Fifi, ragazzi. Perché cercasse qualcuno con cui parlare di poesia, abito alle spalle dell'ascensore. Bonobot. Per quanto questo tizio mi dia fastidio, è il mio unico cliente. Cerca di non spaventarmelo, per favore, ma no. Prima avevo un bar. Era il posticino più accogliente del circondario. Poi mi sono beccato un cacciavite nel ginocchio e ho dovuto chiudere. Mi dispiace. Ma che c'entra il fatto che ti sei beccato il cacciavite nel ginocchio? Non potevi comunque lavorare. Sarà questo il condominio? No, forse è questo, ragazzi. Ehi, quelle sono le nostre cassette, non ti hanno insegnato a non rubare? Potrei dartene una, ma dovrei fare una cosa per conto mio. E... di Yanma e di Mikko. Le sentinelle hanno installato 3 telecamere di sicurezza per spiarci. La cosa non ci piace affatto, potresti scrollarcele di dosso? 3 telecamere, una, due... 3. Ok. Beh, ci proviamo, ragazzi. So. Cos'è quel rumore? Il mese scorso ho lubrificato tutti i miei cuscinetti. Oh oh oh! Oh, una telecamera è andata, zitti zitti! E due. E tre. Facciamo le cose per ordine. Così da... Aha! Ehi! Bel lavoro, non credevo ce l'avresti fatta. Ecco, prendi la tua ricompensa, te la sei guadagnata. Musicassetta, ok, ci servirà, ragazzi. Noi abbiamo già trovato uno stereo dove mettere questa musicassetta. Mm-hmm.
Continuiamo a salire. Beh, penso sia questo il condominio, no? Dove cavolo sono andato? Dove sto? C'era qui Clementine. Oh! Sì, è lei, è lei. Ti avevo scambiato per un... lascia stare, chi sei? Cosa vuoi? Sentiti, ho la foto di... Frena! Quindi Zbaltazar ha finalmente deciso di mandare qualcuno? Immagino tu sia la mia nuova recluta. Non sei molto imponente. Come caspita hai fatto nelle fogne? Devi essere pieno di risorse. Sto cercando una strada verso l'oltre, da quando ho lasciato Villa Antenna. Ma le sentinelle sono sempre sul... sono sempre sul chi vive. Ora che sei qui, puoi aiutarmi, seguimi. Ok. Perché questo? No, dove cavolo è andata? È da un po' che sto escogitando un modo di utilizzare questo vecchio treno metropolitano. Ho persino le chiavi per avviarlo. Ci serve soltanto una batteria atomica per farlo partire. So che la Neko Corporation ne ha una sottochiave allo stabilimento. Ho un contatto che può farci infiltrare tra di loro. Non conosco il suo nome, è robot con il giubbotto e la catena dorata. Consegnali questo messaggio. Messaggio per il contatto. Un esserino agile come te non dovrebbe avere problemi a sguattagliare nello stabilimento. Un'ultima cosa, non esitare a chiedere aiuto in giro. Questa città è un pozzo di informazioni. Sta solo alla larga dalle sentinelle. Allora, dobbiamo cercare il contatto che ha una catena dorata, un gilet e una catena dorata, qualcosa del genere. Va bene, andiamo. Siete bravissimi, ragazzi. Occhio però alle sentinelle, alle guardie, eh. E magari con tutto questo casino vengono qua. Allora, aia, cos'è questa strana sensazione? Sai com'è Sleepy? Il lavoro è lavoro, non stare a pensarci, non stare a perderci la testa. Quando siamo entrati? Ho provato a scaricare un aimbot per primeggiare in questo gioco, ma mi sono beccato un malware. Non ne capisco bene il motivo, ma vedo tutto molto strano adesso.
Oh, un tale con un giubbotto e una catena dorata, sì. Sì, prima ho visto un tale che corrispondeva alla descrizione. È stato nei pressi del nightclub, mi pare. Ecco, ma lì c'è il buttafuori, però. No, non volevo, zitto. Boh. Vabbè. Allora, nei pressi del nightclub. Scusate. Sì, ragazzi, ci sono robot molto più vecchi. O sono lo stesso modello, però trasandati, trascurati, difettosi, malmessi, ecco. Dove è andato? Ah, sta andando qua. Chissà dove va questo, ragazzi. Ah. Vabbè, Net club. Dove stavo? Oh, che è? Nessuno può accedere al negozio in fase di riassortimento della merce. E a giudicare dall'incompetenza di quei due ne passerà di tempo. Quindi non posso entrare. No. Stai calmo, coso. Ok, meglio starci alla larga. Meglio stare alla larga anche qui per il momento. Mi sto leggermente perdendo, se devo essere sincero. Salve. Cosa posso fare per te stasera, chef? Niente. Menù del giorno, aria secca con ciotola d'olio bollente, qualità suprema. Dove stava? Allora, noi siamo arrivati. Forse è qua. Sì, c'è il negozio di abiti, ecco. Il club è chiuso, sparisci. Una mazzetta? Non l'accetto. Ho grande considerazione del mio lavoro. E comunque, cosa sarebbe questa, quella roba? Questo dove l'hai preso? Ah, conosci gli il mio. Ah, è lui il contatto. Ti spiego per sommi capi della batteria atomica. La
La batteria alimenta lo stabilimento della Neko Corp laggiù, ma l'intera area è interdetta e rigorosamente sorvegliata. Controllano ogni persona in entrata e mandano via chiunque non sia un dipendente. Ok, quindi... questa è l'idea. Procurami un gilet da operaio e un casco antifortunio. Io resterò qui a capire il momento migliore per entrare. Quindi ci serve un caschetto e il gilet. Mo dove li troviamo il caschetto e il gilet? Nel negozio, ragazzi, è chiaro. Lui lo vende un gilet. Sono di... oh no, scordati di farmi ascoltare quella musica da selvaggi. Ok, gilet preso. Spero che non se ne accorga. Ci serve l'elmetto, il caschetto. E il caschetto sta qua. Lo vedo in vetrina. Ma come entriamo qui? Ah, ok. È affaticato. E anche... ok, a posto. Anche il caschetto l'abbiamo preso. C'è altro qua. Allora, per uscire mi sa che... conviene passare da qui. Quindi... senti, coso, ho trovato quello che ti serviva, sì. Allora, gilet. Mi serve ancora un casco antifurto. Sì, ce l'ho. Caschetto. Ottimo, questo casco farà il caso nostro. Mi cambierò d'abito. Ti spiace girarti? Mi giro. A posto. Sono perfetti, il gilet va un po' stretto in vita, ma andrà benone. D'accordo, salta in questa scatola e ti traghetterò oltre i controlli. Io entro, eh.
che poi tra l'altro sono scatole vuote. Ma vabbè. Ok, siamo dentro. È stato facile. Thank you.